Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del DLC L'ombra di Rose di Resident Evil Village. Siamo a casa Benvento. Questo è Rose, questo è l'ascensore con cui siamo entrati e con cui probabilmente dobbiamo uscire, però il quadro elettrico è chiuso a chiave. Questo è bloccato dalla ruggine. Questo qua è il diario che abbiamo letto e sostanzialmente questo crediamo che sia Rose che andava a scuola, Chris gli diceva che è tutto a posto, però a Rose non gli uscivano quelle cose dalle mani strane e i compagni dicevano che faceva schifo. E però ha trovato dopo 3 mesi, ha trovato questa Lucy che è un'amica, gennaio, febbraio, marzo, aprile, sì, 3 mesi più o meno, e forse anche Catherine vuole fare amicizia con lei. Ah. E andiamo avanti. Qua bisogna trovare il bimbo. Sai come magia? Ma vuoi dire che le chiavi le dobbiamo riutilizzare? Perché sennò. Pure si possono combinare. Che ci fa qui un mio ritratto? Non lo so, Rose. Però chissà se troviamo Rosone. Questo è il cristallo, abbiamo finito il gioco. Questa è la stanza dove c'era la tizia, il manichino. Mi sembra, sì, sicuro. Adesso invece il manichino c'è lo stacchiotto. Oh, attenzione. La scimmia ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male. Se l'aiuti a curare il mal di pancia potrebbe darti il cristallo. Qua non si esce perché qua nel gioco pure si usciva. No. Si veniva dopo qua. Dobbiamo fare il giro da quell'altra parte. Andiamo per di qua. Chiudiamo l'acqua. L'acqua non è quasi mai servita a niente. Questo non si apre. Andiamo avanti. Qui sono un sacco di segni strani vicino al muro. Questa però è la porta chiusa dall'altro lato. Forse dall'altro lato. C'è il coso del bambino. La sagoma. Se avete sentito, c'è il rumore delle forbici. Interagisci. Questo è Rose con le forbici con lo stacchiotto. Okay. L'armadietto pieno. La foto sulla libreria. La scrivania ricoperta di roba. Comunque, guardate qui. Qui sono questi occhi che piangono senza sangue. Poi qua stanno. Sgombano sangue tutto e qua stanno gli occhi che piangono con il sangue. Pure quello là ci sta un sacco di sangue da questa parte. Forse è iniziato bene e finita male. Pure sopra. Ok. Quindi ha detto. Qua bisogna inserire il codice. Chissà che roba sussi. No, non apriamo. 02. Poi la scrivania piena è questa qua. 66. E la foto con la libreria. 44. Quindi è 02, 44 e 66. 02, 44, 64. Secondo me quella parte a destra non si apre, ragazzi. Mo' l'apriamo.
Tanto al massimo muriamo. E abbiamo le forbici, apriamo, apriamo. Teoricamente in un gioco normale dovremmo semplicemente tornare indietro. Ma visto che qua c'è il fatto di Rosone e la luce là se ne sta andando, abbassiamoci. Secondo me non ci dobbiamo manco abbassare. Possibile che non è cambiato niente. No, le mani sono cambiate, le mani. Ok, forbici. Ma come le rilevo di un bambino? Non è accostellando i tuoi amici che troverai il cristallo? Però c'era scritto sopra il foglietto. Sai come si gioca con le bambole, vero? Ancora? E adesso? Gioco con le bambole. Ora giochiamo con le bambole. Forse se accendi il fuoco troverai il cristallo. Vediamo che ci sta qua. Raccogli. Ah, questa è Lucy, l'amica. Forse ci sta pure Catherine. Scommetto che ci sono tanti posti dove giocare con questa bambola e le sue amiche. Qui ci deve essere anche la bambola di Catherine. Oh, guardate qua. Ma dai. Questo non l'hanno chiuso. Noi li avevamo lasciati aperti, però. Dobbiamo ricontrollare. Allora. Lucy. Ok. Qua. E qua. Ci servono altre bambole, ragazzi. Stanno nella stanza con il bambino. Andiamo a vedere qua se c'è sempre il fatto di Jimmy. Sì. Okay. Però il gioco ci ha dato rilievo col bambino, quindi dobbiamo andare sicuramente nella stanza con rilievo col bambino. Quindi devo giocare con le bambole? Prendiamo Lucy. Questa forse è Madre Miranda, questa che sta qua sopra. Ci siamo. Ok, cominciamo a mettere Lucy qua. Può darsi che esce da dentro al bagno quell'altro. Sta dentro. Aspetta, dobbiamo ripulirla da quella muffa schifosa. Ah, ma quella siamo noi. Ah, questa è Lucy e Catherine che ci volevano ripulire. Quindi ci serve anche Catherine. E dove sta la statua? Quindi quella la siamo noi. Dietro non credo che si possa andare, no? Ok. Qualcuno si è scatenato. Ma non è che stava qua quello col bambino. Stava qua quello col bambino, ok. E qua dobbiamo trovare
Ragazzi, andiamo a prendere l'altra bambola. Perché per adesso ancora non succede niente. Però sono quasi certo, ce la dobbiamo portare appresso ogni volta. Ok? Perché là pure ci sono due bambole. Interagiamo con questo coso. Nessuno vuole essere l'amico. Che sfigata. Solo che qua ce ne stanno tre. E questa qua è Catherine, sicuramente. Ok. Quindi ci dobbiamo ricordare che Catherine è quella là senza niente. E Lucy è quella con la scopa. Quindi qua ci dobbiamo ritornare, credo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Oh, questo qua era il manichino che ci stava nel gioco originale, credo. Sono quasi certo, perché sennò non avrebbe senso quelle bende. Ok. Allora, ragazzi, qua dovrebbe funzionare per forza così. Qua si mette Lucy. Quindi è questa qua. E c'è la scopa. Catherine c'ha il detersivo. In modo da un bagno esce una. Sì, ho capito, fanculo. Chiave della stanza di Jimmy. Questo qua non era calcolato. Ok, possiamo andare nella stanza di Jimmy. Teoricamente ci dovrebbe essere un'altra bambola che si porta nella stanza da quell'altra parte. Dove ci sarà un'altra bambola. Questa è la stanza di Jimmy. Povero Jimmy. Scusami. Ma questo potere qua ancora funziona perché non ci vuole la carica del. Qua dentro c'è qualcosa, ragazzi. State pronti. Nel pozzo c'è la scala. E questo è Jimmy, forse. Dio, che inquietudine. Una cosa che non stiamo facendo è controllare tutti gli oggetti, però. Aspetta, quando mettono queste cose sono proprio inquietanti. Allora, qua è tutta scalinata fino alla porta, no? L'aria proprio è carica di tensione. Ok. O che c'è scritto? Allora, ragazzi, secondo me qua funziona così. Qua c'è
Ci dobbiamo mettere Catherine. Qua ci dobbiamo mettere Lucy che ci vuole dare il regalo. Qua ci dobbiamo mettere questo. Ok, non è così. Allora, quello che regge il regalo è Jimmy. Perché dice proprio ha le braccia protese come se reggesse qualcosa. Ecco qua. Mentre questa qua è Lucy, perché è una canna da pesca, infatti ci azzecca. E questo qua è Catherine, che indica. E questa qua chi è? Bambola con i capelli neri. Allora, vediamo un secondo. Bambola con i lunghi capelli neri è di qualità più scadente rispetto alle altre. Adesso ho leggermente paura a uscire fuori. Chiudete gli occhi. Andiamo sparati? Urgenza, la miseria! Ma dai! Pure mi ha fatto alla fine. Ok. Allora, qua ci va Lucy sicuro. Ok. Poi. Vediamo un attimo che sta facendo. Ci sta impalando. No, non lo so perché qua come se tenesse in mano qualche cosa. Ok, questo qua sta mettendo il fuoco. E questo qua pure sta piccando il fuoco. Ma quello con i capelli neri chi è? Fanculo. La sorella di Rose. Ok, abbiamo trovato la chiave, che non è la chiave, perché non ce la fa prendere. Chiave del quadro elettrico. Ma è impossibile che è così semplice. Effettivamente, ma chi è? Quella l'hanno chiusa. La stanza di Jimmy pure l'hanno chiusa. Okay. Questo qua ogni volta noi ci uccidiamo ad aprirlo e il gioco ce la richiude sempre. Ragazzi, qua moriremo. Il quadro sta giù. Giochiamo con le statue. Forse con le bambole. Se ti acchiappano hai perso. Quella parte là.
Non distogliere lo sguardo. Questa era quella arrugginita. Non esce più F. Ok, mappa del fusibile. Questo è il ripostiglio, non ci siamo andati. Ma scusa, perché il ripostiglio ce lo dà inesplorato se prima ci siamo andati? Mannaggia la miseria. Andiamo per di qua. Cosa ci serve? Il fusibile, però non mi ricordo come funziona. Dovevamo leggere la mappa. Aspetta, ma se premo I. Di fronte alla cucina c'è la stanza da letto con il fusibile. Dobbiamo togliere questo, ragazzi. Ok. Mannaggia la miseria, mo'. Questo qui è lo studio. Questo è l'ascensore, quindi dobbiamo andare. Dobbiamo andare dritto, tutto il corridoio ci dobbiamo fare, e poi c'è la porta a sinistra e poi subito a sinistra. Ok. Siamo stati lenti. Ok. A sinistra c'è la cucina. Per andare dove dobbiamo andare, bisogna andare di là. Ok, dove sta il fusibile? Dobbiamo andare sotto il letto. Sotto il letto. Non riesce a entrare qua dentro. Sta dentro l'armadio. Per spiazzare sto fusibile. C'è la radio. Eccolo qua. Cristo santo! Come facciamo a non farci accappare da quella mo? E ogni quanto si muove questa? Non mi ricordo la strada, ragazzi. Questa c'è un'altra volta. Ma mica viene pure da dietro. Ok. Possibile. Premi. Che può essere mai questo? Cosa sta succedendo qui?
Povera Rose. Ti aspetto. Non sappiamo. Allora, salviamo. Lo slot che non dobbiamo toccare il 4. Okay. Nella camera da letto. Aspetta, nella camera da letto. Giochiamo a nascondino. Ce la fai ad arrivare da me senza farti acchiappare. Vai nella camera da letto. Senza farti vedere. Non devo farmi vedere. Qui bisogna essere veloci. Giusto? No, questa mica viene qua, no. Che figata però, eh? Allora, il problema è che dove c'è... Qua dentro ci sta un'altra. Ce ne sono due più una che sale sopra, possibile. Allora, quella da quell'altra parte, credo che non ci possiamo passare. Questa qua mo gira a destra. Però non guarda mai avanti, avete visto? Vabbè che adesso sta tornando indietro. Ci dobbiamo andare a mettere, secondo me, in quella fessura a sinistra. Tra quelle cose di legno. Ma perché ci abbassiamo? Ok, mo ci sta. Io prima avevo visto una bambola salire sopra. Quell'altra bambola che sta dall'altra parte invece. No, però ce n'è pure uno che guarda sopra. Quell'altra bamba non ci dà fastidio. Questa qua non ci dà fastidio, ma che se ne va saliamo sopra. Poi proprio che una volta saliti sopra c'è sicuramente un'altra bambola. E qua dietro non c'è niente. Se lo riusciamo a prendere. Questa qua non viene fino a qua. Ok.
E non gira nemmeno la testa da questa parte, giusto? No. Perfetto, quindi adesso forse riusciamo a cadere. No! Andiamo di qua, forse riusciamo a scappare. No. Più avanti. Ancora più avanti. Aspettate un secondo, guardate quelle due bambole. Stanno guardando a uno che è stato accoltellato dentro il muro. Non ci dobbiamo abbassare. Che posso fare? Ciao Rose. Quello. Oh, quelle due muoiono. Vediamo. E le altre vanno da quella. Aspetta, 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 torniamo indietro. Ragazzi, non entriamo sparato, non facciamo la fine di prima. Ok, è salvato. Dobbiamo fare il giro in qualche modo. Ma non serve abbassarsi, sono quasi certo. Allora, c'è quello lì che fa abbassare quella gabbia lì. E quindi quelle là, tutte queste bambole se ne va. Ci sono anche due bambole vicino a quel fiore lì. Ok. Devo riuscire a passare. Ok, secondo me dobbiamo andare da dietro. Dobbiamo attivare quella da dietro, solo che ci sia quella bambola là. Non ci dobbiamo abbassare, ragazzi. Riusciamo a entrare da quella parte. Ma quello ha detto la stanza da letto. Quest'altra gente, ragazzi. Andiamo sotto la scrivania. Però non si vede niente qua. Mettiamoci qua dietro. Dobbiamo fare qualcosa per sboccare la porta. Cosa succede alle ragazzine che si comportano male? Vengono punite. No, non viene qua. Oddio. Oh,
Questo viene qua. Si abbassa, sicuro, ragazzi. Ma dai! Ok. Senti cosa succede alle ragazzine che si comportano male? Vengono punite. Oddio. Ma prima perché si è girata? Forse perché correvamo. Ma le dobbiamo pure bloccare però. Quella non torna più indietro. Bisogna bloccare quella. E questa è la stanza. No. Ma scusa, ma quale caspita? Ah, guardate qui, ci sono punti interrogativi. Questa mappa non sappiamo qual è. Comunque, teoricamente adesso dobbiamo partire. C'è anche l'ombrello. La camera da letto dovrebbe essere lì. Lì dove? Là. Ok, bisogna andare in cucina. C'è un altro pezzo di cosa qua. Questa qua la possiamo dare, no? Mannaggia la miseria! Ma la bambola si ripigliano? Questa è una cosa che non sappiamo. E non sappiamo nemmeno se la statua là. Si distrugge. La dovremmo fare, no? Si è girata quella. Fuggio le bambole. Non ho detto niente. Ma forse è così. Facciamo qua, eccola. Dobbiamo andare più avanti. Oh, ci dobbiamo muovere, quelli ci stanno inseguendo. Rosa, basta! Oddio,
Anzi, questa parte è fatta estremamente No. bene. Basta, non ce la faccio più. Perché parlano di mio padre? Io non l'ho mai incontrato. No, non lo so. Non so proprio nulla di lui. E mi spiace. So solo che è morto per proteggermi. A volte io mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se non fosse morto. Mi avrebbe portato in bici, aiutato coi compiti, letto le favole la sera. Sarebbe stato lì per me, fiero di me. A volte mi sento persa o spaventata e provo a pensare a cosa avrebbe detto. Questo è sicuramente Ethan. Devo mostrarti una cosa. Forse non è morto. In qualche modo. Dove siamo ora? Questa è casa di Ethan. O no? Ha un'aria conosciuta, come se ci fossi già stata. È casa di Queste Ethan, è mia. Da decorazioni? fare, decorazioni in salotto, fatto. Compra vino e mettilo in sala da pranzo, ok. Altro regalo per Rose nel studio, C'è nascosto. stata una festa? Grazie, a proposito di questo, adesso mi è appena venuto in mente una cosa. Ricorda di guardare il piano di sopra. Aspetta, Sopra. Andiamo. controlliamo qua, intanto vi dico una cosa. Se comprate un Amazon Echo, quello là, lo schermo, a vostro figlio, e lo mettete nella sua stanza, e poi gli comprate un È così regalo bello. sopra Amazon. Incredibile, un giorno sarà abbastanza grande da bere vino col suo papà. Ethan, Cos'è questa voce? Ma è... Papà? Questa deve essere la casa in cui vivevamo quando ero piccola. brava Rose. Ci saranno altri Comunque, oggetti da se ci questo comprate un antico regalo su libro Amazon antico. dopo un po' di tempo, voi comprate il regalo. Quando il giorno prima che voi volete fare la sorpresa, quello viene da voi e dice: papà, 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 mi ha detto Alexa che è arrivato lo zaino di Fortnite. Sbatte il cucchiaio ogni volta che li ascolto. Sarà una musicista. Perché gli Chissà arriva una se papà notifica suonava un sull'Amazon Echo. istrumento. Quindi gli si Cavolo, ritorce non ne ha mai contro. abbastanza. Scommetto che mi dava da mangiare appena iniziavo a piangere. Ok, quello tutto è iniziato quando siamo andati a piedi sopra. Oh, ma questi bevono un sacco di vino comunque. Che è? Prendi il tempo e guardati intorno. Assolutamente. Passo lo sgabuzzino. Rose è schizzinosa. Vuole mangiare solo purea di frutta. La frutta mi è sempre piaciuta. Ma quella è una marca vera, mi sa. E qua abbiamo fatto il giro della casa. C'è pure la macchina da scrivere, salviamo. Abbiamo numero 2, 4 non dobbiamo toccare. Ok. Piano di sopra. Questa mi sembra che è la stanza di Rose. O se c'è chest room. E qui non ci sono messaggi. Manco lo specchio che funziona. Oh, qui c'è un puzzle, sicuro. No, questo è un carry-on. Però forse è un puzzle. È una musica speciale per la nostra famiglia. Mi sembra di averla già sentita. Mi piace. Ok, poi qua una era la camera di letto nostra e un'altra era quella di Rose. Mi sembra questa la quella di Rose. Andiamo prima dentro quell'altra camera da letto.
Lo so, è ancora troppo piccola per questo. Questo è il regalo nascosto. Così carino. Chissà se ci giocavamo assieme. Forse questo è l'orsetto. Lo scopriamo solo dopo. C'è la borsa. Ethan, non dimenticarti che il 2 Rose compie 6 mesi. Farò una torta buonissima, devi mangiarla. Anzi, preparerò una torta per ogni occasione speciale. Mi raccomando, scatta tante foto per il nostro album di famiglia. Mamma da una vita. Come mai? Questo qua è il coso, ma non lo possiamo sparare. Ok. È rimasto un ultimo posto. Questa è la mia stanza. Sembra quasi stia già crescendo troppo per queste tutine. E mo forse che... Un tempo ero così piccola. Che guardiamo la culla. Cresce così velocemente. Ogni giorno è più grande. Com'è piccola questa culla. Questo è il bagno? Questo è lo studio di Ethan, forse. Dopo andiamo sul computer. Chissà se mi somiglierà quando sarà grande. Oh, sembro così felice. Ah, chiave del cassetto. Allora vediamo prima il computer. Il 2 febbraio Rose compie 6 mesi. Questo mezzo anno è passato in un batter d'occhio. Per immortalare il momento e ricordare come mi sento, le ho scritto una lettera. Forse sono stato un po' sdolcinato. Mi vergognerei se qualcuno la leggesse. Quindi l'ho chiusa nel cassetto del mobile accanto alla scrivania. La chiave è nascosta dietro. Oh. Ce lo dice pure il gioco dove stava. Chiave del cassetto. Perché abbiamo ancora la mappa del fusibile? Ma che è questa banda? A7. No, qua è A7. Come fatto? A2. Una lettera per me. Una lettera sdolcinata per te. Buon mezzo compleanno, Rose. Il mio regalo è una promessa. Ci sarò sempre per te. In qualunque caso, ci sarò ogni compleanno mentre spegni le candeline sulla torta. Ti preparerò la colazione e ti porterò a scuola ogni giorno. Ci sarò quando farai un brutto sogno. E canterò per farti riaddormentare. Ti abbraccerò quando tu starai male e ti dirò sempre che andrà tutto bene. Tu sei la mia adorata Rose. Non dimenticarlo mai, papà. Nessuno ti ama. No! E questa chi è? Michael! Michael, aiuto! Michael! Indovina un po'. Quella cosa che stai cercando non è qui. Quindi non hai il cristallo purificante. Ovviamente no. Per quello devi andare più a fondo. Molto più a fondo. Povera Rose. Non può fidarsi di nessuno. Perché mi fai questo? Nessuno ti ama. E quando morirai, sarai da sola! Basta giochetti. Scappa dalla casa. Sei finita. Se mi dai il tempo. Devo uscire da questa casa. C'è prima io. Prima? Perché lei vuole solo te? Ma di che stai parlando?
Ma non ci fa uscire. No, ragazzi, non ci fa uscire. Forse era così. Ma scusa, ma io... Riproviamo. Basta giochetti. Adesso sei finita. C'è prima io. A meno che non è questo il passo. Ma non credo. Perché lei vuole solo te? Di che stai parlando? Ragazzi, questo non si muove. Forse non dobbiamo andare da questa parte, dobbiamo andare dritto. Anche se è proprio strano. Basta giochetti. Adesso sei finita. Nel senso, qua? Prima io. Cosa? Prima. Perché lei vuole solo te? Ma di che stai parlando? Guardati! Tu sei totalmente inutile! Diavolo, ma che problemi hai? Bisogna ritornare indietro. Quanto sei abile! Tu, questi amici, ancora non ti basta! Ma se non ci togliamo da dentro sto coso? Ma dove pensi di andare? All'ascensore. Adesso dobbiamo andare. Questa era la mia occasione. Dovevano morire e venire a stare con me. Fermo, lasciami. Ma questa è Evelyn. Presto. Michael! Bene, ce l'hai fatta! Fai attenzione, da quando abbiamo iniziato il DLC, noi non siamo ancora al sicuro. Evelyn. Evelyn, la ragazzina. Non possiamo ancora andarcene, e perché? Perché forse dobbiamo prendere il cristallo, però Evelyn ha detto che non ce l'ha. Usa il tuo potere su di lei. Aspetta un secondo. Ma... Allora, non possiamo creare la soluzione medica perché non c'abbiamo niente. Posso aiutarti quando lei è più debole. Combatti contro Evelyn. Queste ti saranno d'aiuto, ok? Adesso ci abbiamo 5 cosi. Non ti agitare, puoi farcela. Vediamo innanzitutto se questa qualche altra piantina che si può prendere. Credo. Mm.
Anzi, in soggiorno c'è qualche altra cosa che si può fare qua dentro. Facciamoci un altro giro, giusto per essere sicuri che non ci dimentichiamo una piantina. Tipo qua? Qua una piantina qua dentro? No. Sulla tavola. Vabbè, allora facciamo così. Non c'è nemmeno una macchina da scrivere. Te ne andrai mai! Mai! Da questa parte. C'è qualcosa che non abbiamo capito. Oh, soluzione medica. Scusa, perché prima non ci stava? E tra l'altro si usa con control. Attenta alle sue raffiche di vento, ok. Da questa parte. Sono stata una bravissima figlia! Ah! Ok. Ora così, ok. Qui c'è scritto, ma qua dietro. Andiamo da questa parte? Sono morti, dovevamo diventare una famiglia! È bloccata dalla ruggine. Dove sta? Se tu non fossi nata, sarebbe stato tutto perfetto! Non ho capito che c'era scritto, anzi non ho visto. Vedo dove sta. Forse sta sopra, sta sopra. Vai via! Ero speciale! C'è qualche altra... Ok. Non la dobbiamo dare adesso, ragazzi, dobbiamo capire come si fa a togliere qualcosa. Com'è? Vieni qui. Usa ancora i tuoi poteri, ti aiuto io. No! Basta! No! Non capisco.
capisco perché sono così inutile. Per questo nessuno mi ama. Che succede? Vai via! Questa è tutta colpa tua! E non ti farò mai avere ciò che vuoi! Rosa, attenta! Chi è? Non arrenderti, Rosa! Trova il cristallo! No, Matteo. Dove ci porterà adesso il gioco? Non nella grotta, ti prego, non nella grotta. Qualsiasi posto, non nella grotta. Teoricamente si dovrebbe concludere al villaggio per essere fatto... Si chiama pure village. Michael! Sei qui! Rosa, attenta! Lui... mi ha salvata. Ma non ce l'ha fatta. Quella voce... è di mio padre. Sì, c'è arrivata pure Rose. Michael è... mio padre. Non arrenderti, Rose. Trova il cristallo. Grazie a lui posso continuare. Devo trovare il cristallo. Ok, trovi il cristallo purificante. Andiamo di qua? Sono da sola, ma devo continuare. Ragazzi, qua siamo di qua, Salviamo su 3, su 4 non lo dobbiamo toccare. Oh, questa è la chiave triocchiuta qua. Qua ritroviamo tutto. Che ci fa questa roba qui? Ma non ce l'abbiamo più la chiave. Perché quando siamo andati... ah, ci abbiamo tutto da capo adesso. Anche la chiave trioculare. Ok. Vediamo, teniamoci pronti. Vediamo un attimo se possiamo fare due munizioni per il fucile. Ah, ne possiamo fare giusto due. Nel senso, una. Ok, 5 colpi. Andiamo. Munizioni pistola. Quello l'hanno copiato da Dark Souls, ragazzi. Dove diavolo mi... assolutamente. Cos'è questo posto? E là ci sta un super fiore, quello è il castello. Oh, il villaggio è stato completamente sommerso da sto coso qua. Ah, andiamo giù. Dici diverso il nucleo gigante. Secondo me adesso... ma no, non è possibile. Quella è un'altra Rose. Aspetta, qua. Cosa? Ecco. Sono cloni. Proprio come nel castello. Oh, queste qua sono le maschere. Come dobbiamo fare mo? Oh.
Sono 5 però. Forse le respingiamo in gruppo? Le respingiamo in gruppo, ok. Sono ancora più forte di prima. Questa cosa qua però non l'avevamo capita. Ma manco ci fa passare però. Ok. Adesso sì. Ah, perché abbiamo preso un amplificatore più amplificante probabilmente. Ok, dobbiamo andare dritto di qua. Lascia uno schifidus. Qua escono le munizioni del fucile. Questo è sempre rosso. Spingiamo pure a questa. Andiamo qua. E perché non si distrugge? E spingiamo ancora a quest'altra. Ok. No, Sammy, la dovevamo fare USA. Perché non possiamo fare USA? Andiamo all'inventario, facciamo F, USA. Forse quando ci sta una sequenza non si può fare. Adesso una sola. Ok, da questa parte. Ne dà 5, non ne dà più 2 di palline. Quindi la possiamo usare un po' più volte. Esplora la caverna. Una macchina da scrivere. No, eh. Forse ce la dà adesso. Non ce la dà adesso. È qui che nascono tutti i miei cloni che ho visto. Che schifo. Dobbiamo scendere, eh? Oh, c'è anche la macchina da scrivere. Torniamo su uno. Uno è stato qui. Munizioni fucile. Aveva intenzione di duplicare Rosemary Winters, che è Rose, con la speranza di creare una replica perfetta che facesse da involucro. Tuttavia i risultati sono stati piuttosto deludenti. Sembra che ci sia una sorta di interferenza che mi impedisce di creare una copia idonea. Quello che non sono riuscita, quindi è una femmina, a creare è essenzialmente una bambola vivente. Quella che sono riuscita a creare. L'aspetto è identico, come prima di poteri. Sono una potente che compro totalmente inadatta a fare da involucro. Continuerò a impegnare nella speranza di scoprire quale sia la fonte di questa interferenza. Finora ho formato le seguenti ipotesi. Il fatto che la vera Rose sia ancora viva. Qualcuno all'interno di questo regno, un difetto nei miei processi di creazione. Nessuno di queste sembra poter essere l'unica ragione. E sono tutti problemi di difficile risoluzione. Forse dovrei trovare il modo di portare Rose in questo regno. Questo è K, forse. Osservazioni aggiuntive. Ulteriori esperimenti con le copie di Rose. Così sono solito a chiamare quei gusci vuoti. Hanno fatto emergere un altro aspetto interessante. Quando sottoposto a situazioni che incutono un terrore estremo, iniziano a mostrare una parvenza dell'abilità di Rose. Vale la pena indagare ulteriormente questo fenomeno. E credo che il Duca Mascherato, la mia prima creazione, sia perfetto per condurre questi test. Questo è quello che ha fatto il Duca. È possibile che mi abbiano osservato per tutto questo tempo? No, voglio la soluzione. C'è una soluzione medica da qualche parte, ragazzi. Però, ecco, forse qua. Allora, queste sono munizioni fucile che sono sempre buone. Dobbiamo trovare la soluzione medica. Forse qua? Quando una persona muore, la sua coscienza viene catalogata e conservata. Ho deciso di provare a creare un'entità assemblando coscienze di individui differenti. I risultati sono stati interessanti. Ho raccolto frammenti e riavvolto fili. Quando sia possibile manipolare i ricordi per creare una persona, queste creazioni saranno difettose e instabili. Non è possibile fabbricare un involucro in questa maniera. Chi ha scritto queste cose? Soluzione medica, raccogli. Ok.
Questa è una cosa che è comune a quasi tutti i Resident Evil. Quando stai verso la fine ti spiegano un sacco di cose. Sembra che durante i miei esperimenti con le coscienze un'intrusa si sia stabilita nel mio regno, Evelyn. L'intrusa non è altro che il fallimento di Evelyn, che continua a portare avanti la sua patetica sceneggiata disturbando i miei piani. Se Evelyn non si fosse messa in mezzo, Rosemary Winters sarebbe stata in preda alla disperazione, ormai stanca di vivere prima di... Ok. E invece adesso la nuova passione brucia, devo spegnerla. Va bene. Ragazzi, qua, munizioni pistola, si fa così, guardate. Munizioni pistola, poi prendiamo il rosmarino. Torniamo indietro e salviamo, così se moriamo non ci fa fare, non ci fa prendere tutto da capo, anche perché c'eravamo. Questo qua l'abbiamo letto. No. I ricordi. Ok, solo che ha un legame col mondo piccolo, può mantenere il controllo delle proprie facoltà in questo regno. Sì, sono morte, il mio corpo fisico non c'è più, è stato assorbito dal... Ma queste sono... è madre Miranda. I ricordi, la coscienza, la comprensione, diventando, se posso controllare questo potere. Certo, si tratta di sottrarre questo potere. Ovviamente se qual è l'involcro... Ok, quindi madre Miranda probabilmente si vuole rimettere dentro al corpo di Rose. Risalviamo. Avevamo detto che avevamo salvato su uno. L'unica cosa è che K gli ha detto di tornare qua. E mi sa che qua ci sta madre Miranda. Ci ha riempito di roba il gioco. O perlomeno forse lo spirito di madre Miranda. Ancora quella sensazione. Sempre più forte. Deve essere il cristallo. Interagisci. Quella sensazione è sempre più vicina, ma non posso andare oltre. Pensavo di avercela fatta quando ho visto quella luce blu, ma non è così. Se solo fossi stata più coraggiosa, più veloce, più forte, c'ero vicino, così vicino. Bisogna essere quasi. Michael. Coraggiosi e forti. Qua ci dobbiamo fermare. Ma non è ancora il boss, credo. Questa è una cosa che fa vedere che ci stanno questi due caproni e quella è Rose. Forse. Dio oscuro che abiti dentro di noi e ci offri di mora, crea per noi un nuovo mondo che si conformi alla tua volontà. La tua nera coscienza ci accoglie con una seconda occasione, generosamente concessa e gioiosamente accolta. Bevi sangue dell'agnello perduto mentre noi non distruggere per... Ma perché scrivono queste cose assurde? E soprattutto, ma se questo è il boss finale e moriamo? Riesco a sentirlo. Dobbiamo rifare tutto da capo. A piedi. Oh mio Dio, ci si sente così quando si è normali. Rose, ti ho atteso così a lungo. Ma chi sei? Io mi chiamo Miranda. Cosa? Ormai eri diventata così forte che non avrei potuto sottometterti direttamente. Quindi ho dovuto attirarti in questo regno e farti rinunciare spontaneamente ai tuoi poteri. No, ma che egli ha detto? È stato lui? O forse io? Quel che egli era solo un'illusione. Molto convincente, non ne conviene? Impossibile. Ora puoi diventare l'involucro per la mia Eva!
scappa! Ethan, parassita! Mai! Quindi, persino lui può manifestarsi qui! Lui non può salvarti, Rose! Nessuno può! Rose! Rose, presto! Presto? Non puoi fuggire! Certo non da me! Ethan è dietro! Papà, fermo, aspetta! Sei davvero tu? Sì, ma adesso devi scappare! Corri! Ci stiamo provando, se il gioco ci fa andare. No, adesso a sinistra, Ethan, che dice? Perché non mostrano mai il viso di Ethan? Grazie. Adesso lo mostro. Perché non mi hai detto che eri tu? Perché farti chiamare Michael? Non volevo complicare le cose. Volevo fossi al sicuro. Ora se ci aspetta. Scusa se ti ho lasciata sola. Stavo cercando una via di fuga. E l'ho trovata. Da questa parte. Rose! Non parla la Ethan! Adesso sei lì. Ethan, dentro l'occhio! Bravo Ethan! Lontana dalla mia famiglia! Rose, andiamo! Andiamo, andiamo! No, ma credo che... ce la fa combattere il gioco. Non puoi sfuggirmi, Rose. Adesso forse muore Ethan. Papà! Rose, è la tua occasione. Vivi una vita normale. Fatti degli amici. Nessuno ti darà più del mostro. Ma forse non ci abbiamo più i poteri. Vai, forza! Non voglio lasciarti! Lo so! Lo so! Ti voglio bene! Ma tu devi salvarti! Ti prego, vai! Ci penso io! Va via da qui! Tranquillo, papà. Ci penso io! Credi che i tuoi poteri siano abbastanza forti da sconfiggermi qui, nel mio regno? Di più, Considerando quanto volevi... Guarda qua, andiamo anche... Penso proprio che lo siano. Aspetta. Però AD+E è difficile schivare con AD+E. Ora sacrificati per me! Ma soprattutto... ma... forse dopo che ci ha attaccato la possiamo dare così? E poi la spariamo in testa? Sei soltanto un involucro! E se anche sopravvivessi, a che cosa servirebbe? Non puoi salvarmi! Appartenete a mondi diversi! Questo è il mondo. Ok, dopo che abbiamo assorbito i proiettili... Arragna! Continuiamo a sparare in testa. Con la pistola? Carichiamo il fucile. Perché soffrire in mano? G. Dove è andata? Ti farò piangere lacrime amare. No, contro. Perché? Che mi dici di questo? G. Dobbiamo usare un'altra volta questo. Perché ti ribelli?
Fammi vedere questo colpo. Sì. Non te lo permetterò. Impossibile. Aspetta un secondo. Questo qui ricarica tutto, no? Arrenditi senza. Non hai nulla. Ah, ok, ho capito. G. Ogni volta che pariamo i proiettili con control, ci ricarica il bianco. Ci hai voluto così tanto per attirarmi qui. Ma sei incredibile! Nevas! Cambierai idea quando avrò distrutto i tuoi piani! Forza! Vieni al mio fianco! Tu cadrai ai miei piedi! Ho coltivato questo mondo. Abbiamo un'altra. Usiamo un coso di questo. Nel mega macello. Per far rinascere la mia cara bambina. Ma nessuno degli involucri che ho creato aveva abbastanza potere da rigenerarla. Ecco perché ho bisogno di te. Tu sei l'unica in grado di riportarla da me. A qualunque costo. Non mi fermerò mai. Io raggiungerò il mio scopo. Control. Non ha ricaricato. È giunta la tua. Chissà come mai. Aspetta, ricarichiamo così. Perché ti ribelli? Ricarica. Che cosa è stato? Ancora non capisci? Non c'è nessun lieto fine per te. Disse la perfida strega alla fine del suo re. Non sarai mai normale. Io sono l'unica a capire quanto sei speciale. Ah, dobbiamo sparare, mo. Forse no. Ancora non te lo è. Sei proprio la figlia di... Quell'energia ostinata che splende in te rappresenta l'involucro perfetto. Aspettate un secondo. Per la mia era. Ok, G. Fammi vedere questo punto. Uno. Due. Tre. Quattro. Ma dobbiamo andare con la pistola. Possibile. E qua sotto ci sta la munizione di pistola. È il momento di... Non hai speranze di... Finalmente! I miei sforzi... Ma ho premuto anche contro. Rose! Sono qui! Papà! Usa questo! Distruggilo! Ethan, però mi sa che ci abbiamo uno di vita, eh?
è quella, è prendo un'altra lotta con le palle gialle. Oh, puoi contarci. Arrenditi e Jean, dammi tutta la tua forza. Sei così potente. Saresti davvero stata l'involucro perfetto per la mia Eva. Si sta congelando, si sta congelando. Sono un cazzo di involucro. Non sono uno stupido clone. Sono io, Rose. E tu sei finita. No! La mia Eva! Il tesoro! Oh mio Dio! Sei cresciuta così tanto. E anche se non ero lì con te, non ti ho mai abbandonata. Scusa se non ti ho protetta. Ma tu non hai fatto altro che proteggermi. No. Non stavolta. Era la tua occasione. Ti prego, scusami. No. L'ho deciso io. E non me ne pento assolutamente. Se fossi andata via, adesso non avrei questa occasione per parlare faccia a faccia. Quindi va bene. Io sto bene. Sono così fiero di te. Sono veramente fiero di te. Ti voglio bene, Rose. Te ne voglio anch'io, papà. Sono tornata. Sono tornata. Papà. Finisce così. Che sicuramente è stato bello, ci abbiamo messo. No, c'è la fine, c'è la fine. Questo è il libro che hanno aperto all'inizio proprio del gioco originario. Pensi che il bambino riuscirà a toccare la luna? Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale. In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Ma che sciocca che sei. Non penso che la luna sia fredda come un'orcia. Dico di sì, ma... Ethan Winters. Comunque, ragazzi, ci abbiamo messo 3 ore e mezza. Ehi, papà. È finito adesso. Buon compleanno. Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. E questa è la fine del gioco, proprio il gioco. Parli del diavolo. Devo andare. Ti voglio bene.
Non mi ricordo se c'aveva l'anello alla fine del gioco. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi, Evelyn. Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Questo fa le battute proprio davvero cretino. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so. Questa è una cosa che non si era mai capito, ma alla fine si trova Ethan da quell'altra parte. È impossibile che finisce uguale, no? Quello sta frenando pure. Si è fermato. Chissà se fanno un altro DLC o fanno un altro Resident Evil. Sicuramente faranno un altro Resident Evil. Abbiamo messo 3 ore e 3 minuti e 46 secondi di difficoltà normale. Questa cosa dei punti completamento non ho mai capito. Andiamo avanti. Perfetto. Ragazzi, questo è quanto per quel che riguarda il DLC L'Ombra di Rose. È stato infinito. È stato un bel DLC, secondo me. Assolutamente un bel DLC. Molto meglio del DLC di Rose. Quella cagata spaziale. Col bellissimo gioco di Resident Evil 7. E anche il fatto che in terza persona fa un'enorme differenza. Questi l'hanno cannato proprio, il fatto che l'hanno messo in prima persona Village, e purtroppo la terza persona di Village che hanno introdotto adesso non è uguale, l'abbiamo già fatto vedere in live ed è un vero peccato. Detto tutto ciò, credo che con Resident Evil ci vediamo una di queste sere, che dobbiamo finire il 2 con la ragazza che non mi ricordo come si chiama perché non l'abbiamo mai usata. Io vi lascio una buona serata e una buona domenica. Ciao!